Ciao a tutti ragazzi, siamo nel secondo episodio di Far Cry 5. Raga, ieri sul canale ho portato il primo episodio che è stato una figata imperdibile. Andatelo a vedere. Ah, qui ci sono le Ubisoft Club, andiamo a vedere che c'è sulle Ubisoft Club. Allora, vediamo le ricompense. Molto bello, raga. Questo qui lo prendiamo. Ti pagano mille. Nello scorso Far Cry c'era quello. Raga, ok, abbiamo preso tutto. Usciamo. Raga, facciamo continuo. Raga, sto facendo un torneo di Rainbow Six Siege. Chi vuole partecipare, scrivesse giù nei commenti: voglio partecipare al torneo. Si farà venerdì, sabato e domenica. Ah, raga, allora siamo ritornati qui su Far Cry. Ci dobbiamo vestire. Allora, interagisci. Prima di procedere con la personalità, devi completare alcune scelte. Mettere questo qua, raga, ma fammi vedere questo qua. No, mettere questo qua, mi piace molto questo. Così. Anche così sono molto belli. Mettiamo questi qua. Parte superiore. Mettiamo questa. Mettiamo questi. Ah, pure i cappelli. Questo qui. Ci sono le mani. Ah, ci sono pure i guanti. Questi qua che vanno bene con la maglietta che è rossa. Ok, raga. Conferma. Passo. Ecco qui c'è la mappa. Ecco il dottor. Pronto a tornare al lavoro? Non mi sono presentato a dovere. Tutti mi chiamano Dutch. Ah, ecco Dutch. Sto cercando di capire cosa succede lassù. E non è niente di buono.
Da quel poco che so, i tuoi colleghi sono vivi per il momento. Credo che li abbiano divisi. Li hanno mandati in rami diversi della famiglia di Joseph. Vuoi salvarli, lo capisco. Anch'io ho degli amici che voglio salvare. Il problema è che non arriverà nessuno ad aiutarci. Nessuno sa cosa stia succedendo qui e non si saprà finché non sarà troppo tardi. Deve esserci della gente disposta a combattere contro la setta. Dobbiamo solo mostrare come si fa. Dobbiamo fondare una resistenza. Quindi la prima cosa da fare è prendere il controllo di quest'isola. Appena abbiamo un po' di gioco, possiamo capire la prossima mossa. In quella cassaforte ci sono un'arma e una mappa. Prendile. Ti chiamo in radio appena sarai pronto. Ok, ciao. Grazie. Prendiamo questa pistola. Attenzione, ah. Ci sono edeniti ovunque. Quei bastardi sono disposti a morire per quello psicopatico che li... Comanda. Raga, ce ne possiamo andare. Questo qui è una specie di bunker, raga. Ah, prendiamo la pala. Molto bella. Sono tutte brave persone disposte a combattere al tuo fianco se le aiuti. La seconda, puoi distruggere le proprietà dell'Eder Gate che trovi dappertutto. Cazzo, solo su quest'isola hanno costruito due altari di merda. La terza, puoi partecipare alle missioni della Resistenza. Ci sono un sacco di persone che hanno conti da regolare con la setta e il tuo aiuto gli farebbe comodo. Per finire, se davvero hai voglia di combattere, puoi attaccare gli avamposti della setta in giro per la contea. Liberarli farà guadagnare terreno alla Resistenza, permettendole di lanciare una controffensiva. Ok. Ho telecamere in tutta l'isola. Ti avviso se vedo qualcosa di utile. Per ora va a sud e fa a pezzi tutto ciò che appartiene alla setta. E dà una mano a chi ne ha bisogno, ok? Ecco da là. Passo e chiudo. Ecco raga, qui c'è una casa. Raga, lì c'è un civile. Si può sapere cos'è stato? Forse quelle volte. Io ci prendiamo questo qua. Molto bello. Tu, mi serve il tuo aiuto. Oggetti da lancio. Grazie, vice. Molotov, freccia. Ah, c'è pure un arco, raga.
Questi fanatici sono fuori controllo. Se vuoi difenderti, credo che ci sia la scorta di qualche prepper vicino alla rimessa per barche. Dovrebbe esserci qualcosa di utile lì dentro. Grazie. Ci è mancato poco. Grazie. Di niente. Dire che c'è qui, qui dentro. Questo qui è forte, raga. Raga, io me ne andrei da qua. Si mette ecco. Ecco raga, ci sono due. Ah raga, ne sono tre. Il tuo corpo brucerà insieme al vecchio mondo. Non varcherai mai i cancelli. Che c'è? Munizioni, le viti. Il primo distrutto. Oh cazzo, ho appena visto la setta catturare un tizio ai moli. Aiutalo e magari ricambierai il favore imbracciando un fucile. Ah, mercenari. Raga, a me mi piacerebbe andare nella foresta con la pala, che è più facile. Non immaginavo mi toccasse questo. Sono un branco di stupidi. Avanti, parla! Grazie a Dio c'era il cucchiaio, altrimenti non so come avrei fatto. Sei una benedizione. Ora combatterò più forte di prima. Combatterò al tuo fianco. Andiamo. Ehi, vice.
Adesso che hai compagnia, dovresti dirigervi insieme alla stazione di ricerca nella foresta. È letteralmente infestata dalla setta, che la usa come deposito per quel cazzo di Gaudio. Fateli fuori e fate arrivare il messaggio che adesso facciamo sul serio. Ecco, prima di immagina di muoversi per sempre indicato, prima di per attaccare il macellaio di un amico. Finché non verrà riservato il tuo macellaio, cercherà di restare vivo, furtivo. Ah, ok. Cerco un'altra angolazione. Ne sono quattro, raga. No problem. No, lo faccio mandare qui a lui. Ok. Mi muovo, copritemi. Così tanto da sopravvivere al collasso. Questa è la fine. Se muoio, voglio farlo con dignità. Cercherò di far piano. Vado! Vado! Mamma mia, raga. Prima c'era scritto che era furtivo. Mi conviene scappare! Uccideranno. Sei un angelo, grazie. Grazie a te che ti unirà a me. Scusa, hai un momento. Sei una benedizione. Ora combatterò più forte di prima. La setta si aggira intorno all'isola da settimane. Pare che vogliano stabilire una base. Scusa. Scusami. Copritemi! Mi muovo! Scusami. Ehi, aiuto! Non gridare, se no ti ammazzo. Non gridare, se no ti ammazzo. Perché non l'ho fatto proprio apposta. Strada, vice. Vai avanti tu. Ho ricevuto. Sono dietro di te. Raga, non so dove andare. Forse ciò che è successo è colpa nostra.
Ah, qui si apre la mappa. Ah, è molto grande l'isola. Mi manca andare a caccia. Mi sto muovendo. E tenete in vista, state giù. Mi faccio il culo. Mi faccio il culo. Fammi vedere riesci. Sono secco, copritemi. Mi muovo, copritemi. Molto bella l'acqua, raga. È fatta benissimo. Dai, vai a spaccare il culo come dici. Ah, kit medico, com'era? Ma cazzarola. Andiamo, dai, ti faccio. Ho ucciso il mio primo cervo da queste parti. Non capisco perché le anatre volano così alte qui. Ecco, qui c'è un altro avamposto. Cazzo, hai visto? Ah, ora noi stiamo uscendo dall'isola. Qui siamo venuti. Noi dall'isola non possiamo uscire. Ecco, qui c'è una macchina. No, è una macchina rotta. Qui ci sono tutte le mosche. Mi faremo break. Ehi, vice. Per ora non serve abbandonare l'isola. Ok, scusa. La nebbia è fitta in questa stagione. Finiresti col ribaltarti. Presto si diraderà. Lo vedo, il cervo. Mi muovo! No, è scappato. Ma è incredibile che sia successo. Ecco, raga. Bella. Mi muovo! Pelle di cervo. Ah, caccia gli animali e prendi le loro pelli e le esche. Equipaggio un'esca tramite la ruota delle armi, lancia premendo e rimuovere per attirare predatori che attaccheranno la birra più vicina. Se uccidi un animale con armi da mischio freccia, terrai più esche e pelli. L'esca. Vedo un'edenita laggiù.
l'esca. Come si fa a lanciare l'esca? Ah tu, mamma mia! No! E vattene via! Osso Yogi! Mazza gli altri! Cazzo da me! Scappo! Ho fatto una cazzata! No, sembra da me viene! Ammazza questi! Mamma mia raga! Raga, io l'ho provato a fare l'esca, però poi se non me lo fa addestrare. Ti avevo detto che non te l'avrebbe permesso. Ok, qui è. Cerco un'altra angolazione. Occhio, i cattivi. Sono tutti dei peccatori. Ecco, il coniglio. Bella. Ragazzo, sono colpito. Non pensavo sapessi combattere così. Hai le carte in regola per organizzare la resistenza. Il prossimo passo è ristabilire. Un attimo, scusa. La frequenza radio. Il segnale è andato. Non riesco a captare niente al di fuori dell'isola. La torre radio vicino alla riva sud deve essere fuori uso. Credi di riuscire a sistemarla? Sì, certo. Da lì. Se non puoi batterli, unisciti a loro. In molti hanno pensato così. Peccato, avevano paura. Ecco la torre radio. Raga, dobbiamo andare fino sopra sopra. Mamma mia, raga, quanto bella. Non ti farò arrampicare su tutte le torri della contea, non preoccuparti. Ma comunque, cerca di non cadere. Perché se cado da qui muoio. Ecco, dopo c'è la corda per scendere. Meno male. Mamma mia raga. Ok. Isola di Tuk liberata. Ehi, vice! Sto ricevendo un segnale!
cosa sto sentendo. Partiamo dalle basi. Usa lo zoom per vedere la mappa e vedere tutta la contea. Ah, ok, ho capito. Hope County si divide in tre regioni. A nord abbiamo i monti Whitetail. Lì comanda Jacob Seed, il fratello maggiore di quella cazzo di famiglia. Jacob addestra la setta ed è molto bravo a fare il suo lavoro. I Lai e la milizia dei Whitetail cercano di creare una resistenza, ma Jacob è sempre pronto a schiacciare i loro sforzi. A sud-est c'è l'Embane River, è il territorio di Fate, la loro sorellina. Ho sentito storie assurde di gente che perde la testa in un luogo chiamato il Gaudio. A ovest invece c'è Holland Valley. John Seed è arrivato e ha iniziato a prendersi tutto nel nome della setta. Cibo, scorte e nei casi più gravi anche persone. Ricevo molte chiamate da tutta la contea. Ti terrò aggiornato con tutte le informazioni utili. Ok. False. La nebbia dovrebbe diradarsi, il che significa che puoi lasciare l'isola. Pazienta, non ci vorrà molto. Dei peccatori. Tutti peccatori. Voi, io. Persino il padre conosce in profondità il peccato. È un veleno che ci annebbia la mente. E se vi dicessi che potete liberarvene? Se vi dicessi che i vostri sogni si possono avverare? Se vi dicessi che ogni ostacolo può essere superato con un pensiero, un'idea? Che la libertà dal peccato si ottiene attraverso il potere di una semplice parola. Sì, sono un peccatore. Sì, desidero essere liberato. Sì, desidero essere... Se adesso state guardando, sappiate che siete stati selezionati. Verrete purificati e confesserete i peccati. Così vi verrà offerta la redenzione. Non temete. Non c'è niente che dovrete fare. Saremo noi a venire. Benvenuti all'Eden's Gate. Proprio spietato, raga. John Seed ha preso la tua collega Hudson. È nella merda fino al collo. Devi liberarla. Ah, raga, lì c'è una barca. Cosa cavo? Hey, ti ho segnato tre luoghi sulla mappa per cominciare. La segheria a nord, la prigione di Hope County a est e la città di False End a ovest. A te la scelta. Ma se fossi in te comincerei da False End. Ah, personalizzato. Allora, completi. Anche questo qui non mi piace tanto. Questo qui nemmeno. Questo qui è bello. Quest'altro molto bello. Molto bello. No, questi qui non mi piacciono. Questo qui mi piace moltissimo. Questo anche. Questo bellissimo. È anche figo. Questo no. Questo sì.
Morto, figo, raga. Bello. Prendere sulle moto. Molto bello, raga. Ah, questo sembra figo. È quello là di Rainbow Six Siege. E di Kestrel. Raga, io metterei questo qua. Molto bello. Eventi live. Raga, poi sul canale porteremo queste cose qui. Quando avremo finito la storia. Raga, per oggi è tutto. Ci vediamo al prossimo video.